Clip brevissima per fare conoscenza con la luce Limelight di Kasky, in questo caso montata sul Moebius. La recensione completa di questo casco è sul blog, link alla pagina di questo video, e se ci riesco dovrebbe comparire anche qui in alto. Però le immagini non possono rendere l'efficacia della luce, poi la funzione del lampeggio effettivamente come la fotografi. Quindi una clip brevissima per vedere come è fatta, come funziona e soprattutto cercare di apprezzarne la luminosità. Iniziamo subito. La luce Limelight di Kask si fissa a pressione nella sua sede, che è fissata direttamente alla calotta. Basta sollevare la levetta per poterla sganciare e poi in questo modo la possiamo riagganciare. Due sportellini, uno in realtà è un pulsante, è quello che governa l'accensione e poi le varie modalità di utilizzo, l'altro invece copre la presa di ricarica USB tipo C. Ma adesso spegniamo le luci e vediamone l'efficacia. Abbiamo tre modalità di luce fissa. La prima a bassa intensità, poi agendo sul pulsante con una pressione aumentiamo a media intensità, oppure portiamo a intensità massima. Agendo ulteriormente sul pulsante possiamo attivare le modalità di intermittenza. Questa è la prima e poi la seconda intermittenza. Con una pressione singola prolungata andiamo a spegnere la luce. In questo caso, al successivo riavvio, riprenderà nella stessa modalità in cui l'abbiamo precedentemente lasciata. Concludendo invece tutto quanto il percorso, andandola a riaccendere, partiremo da modalità fissa a bassa intensità. E per finire, questa è la modalità di intermittenza che la luce Limelight assume quando abbiamo il 15% di carica residua. Solo due parole in chiusura, non tanto sulla Limelight, che comunque durante il test, che vi ricordo potete leggere sul blog integralmente, si è rivelata decisamente efficace, ma proprio sul concetto di luce applicata al casco. È un accessorio che io cerco sempre durante le mie recensioni. Perché? Perché farsi vedere è importante, quindi luci sulla bicicletta, abbigliamento ad alta visibilità, riflettente e così via, d'accordo, però la luce sul casco ha una particolarità: la posizione è in alto. Quindi, soprattutto nella marcia urbana, nel traffico, tante macchine, eccetera, beh, il ciclista è meglio visibile anche da lontano rispetto a una lucetta invece montata magari sul portapacchi. Quindi credo che, soprattutto per chi si sposta con il buio, avere una luce sul casco e magari anche qualche elemento ad alta visibilità sempre sul casco, come qui abbiamo per esempio una striscia riflettente, beh, sia decisamente importante, perché la sicurezza non è solo proteggere la nostra capoccia con un casco di elevata fattura, ma anche renderci ben visibili, sperando che questo non significhi diventare un bersaglio più facile. Alla prossima!